Siamo dati Gesù e Maria. Ecco, quest'ultima riflessione da fare in questa 33esima domenica del tempo ordinario vuole essere un po' il completamento della omelia fatta durante la messa delle 8:30. Brevemente riassumo alcuni punti. Il Vangelo di questa domenica principalmente è chiaro, ci parla del tempo della fine. Siamo alla 33esima domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico sta finendo, la liturgia della Chiesa ci invita a riflettere su una cosa: la storia, il tempo, questo mondo, così come lo conosciamo e come diciamo nel credo, ha un punto omega. Ci sarà un momento in cui terminerà quello che conosciamo con il ritorno di Gesù nella gloria e con la risurrezione della carne, prima lettura. Nessuno sa quando questo avverrà, sappiamo soltanto che avverrà, e Gesù spiega: prima che questo accade succederanno dei grandi sconvolgimenti. Parla di una grande tribolazione, di un oscuramento del sole, la luna che non dà più la sua luce, questi segni cosmici misteriosi. Poi sarà la fine. Cos'è la fine? La fine di questo mondo è però l'inizio di un nuovo mondo. Noi diciamo nel credo, sperando che ci crediamo, questo lo dicevo ieri sera, aspetto la risurrezione dei morti, tema della prima lettura, e la vita del mondo che verrà. Ci sarà una nuova creazione, nuovi cieli e terra nuova, dice il libro dell'Apocalisse. Questo è il messaggio principale. Sullo sfondo di questo messaggio, però, diceva la prima lettura, c'è un evento storico, quindi c'è questo primo livello che si chiama escatologico, poi c'è un livello storico. Di cosa parla Gesù concretamente? Cosa succede? Cosa è successo? Gesù dice: non passa questa generazione prima che tutto questo sia avvenuto. I discorsi escatologici di Gesù, come tutti i Vangeli, hanno sullo sfondo un evento storico drammatico, terribile. Qual è? La distruzione di Gerusalemme. Nel 70 d.C. l'esercito romano, capeggiato dal generale Tito, futuro imperatore di Roma, ha raso al suolo Gerusalemme, ha distrutto il Tempio. Tuttora oggi, se andate in Terra Santa, dove sta il Tempio di Gerusalemme? Non ci sta più. Sapete che a Gerusalemme c'è il muro del pianto. Cosa è il muro del pianto? È il fondamento ovest del luogo dove sorgeva questo grandioso Tempio, che è stato raso al suolo e non è stato più riedificato. Quindi questa è una profezia che si è compiuta. Quindi cosa ha segnato la distruzione di Gerusalemme? La fine di un tempo, la fine di un'era, l'inizio di un altro tempo. Voi sapete che la Chiesa ci insegna che il popolo di Israele, che tuttora dobbiamo rispettare, ovviamente venerare, stimare, è stato il popolo dell'antica alleanza, quello con cui Dio ha fatto una storia. Questa storia poi, attraverso Gesù, è stata dilatata a chi? A tutti gli uomini. Quindi gli ebrei sono qui di essere benvenuti, anche se non hanno voluto accogliere questa cosa, e l'accoglieranno un giorno, anche se non ne sono consapevoli, questo è profetizzato da San Paolo. Ma la salvezza con l'avvento di Cristo si dilata a tutti gli uomini di ogni lingua, popolo, razza e nazione. Quindi la fine di quell'economia segna l'inizio di una nuova realtà. Questa è la dimensione storica. Nell'omelia precedente facevo anche evidenziare due cose. Se noi ci pensiamo, cosa è successo alla fine della vita di Gesù? Passione e morte, giusto? E poi? Risurrezione. Quindi la vita terrena di Gesù culmina attraverso questo evento distruttivo, che se uno si ferma a vedere di santo, dice: ma non è che ci siamo sbagliati, ma questo era veramente il figlio di Dio. Ma se vede le cose con gli occhi della Domenica di Pasqua, vede che quella passione e morte, che era il prezzo da pagare per i nostri peccati, anche per Gesù era il prodromo della vittoria sulla morte con la risurrezione, no? Queste cose di cui parla, avete visto, in quei giorni il sole si scoprirà. Vi ricordate cosa dicono i Vangeli? Cosa è successo a mezzogiorno del Venerdì Santo? Lo ricordate? Che è successo? Il sole si è scoprato e buio. Gli sconvolgimenti cosmici, le potenze saranno sconvolte. Che è successo quando è morto Gesù? Ve lo ricordate? Il terremoto. I terremoti che noi vediamo, il terremoto da Matrice, è successo pure quando è morto Gesù, sul Monte Calvario. Capite? Che cos'è un terremoto? È un terremoto, d'accordo? È distruzione che fa finire qualcosa e però
se uno lo guarda con un occhio, è l'inizio di una ricostruzione nuova. Quindi anche in Gesù si è compiuto questa parola. Omelia precedente, e nella storia della Chiesa pensiamo che non è stato così, cioè ogni momento di grande rinascita e splendore della Chiesa, non lo approfondisco, questo si trova nell'Omelia precedente, è stato sempre preceduto da momenti di grandissima crisi, di grandissima sofferenza, di grandissima tribolazione, o per il dilagare delle eresie, o per le persecuzioni feroci che sono state fatte. Come ne è uscita la Chiesa da queste cose? Sempre con terra. E concludevo con l'Omelia precedente dicendo: sta sotto attacco in questo periodo la Chiesa? Un po'. Il Papa ci ha chiesto nel mese d'ottobre di fare una preghiera a San Michele Arcangelo al termine del Rosario sul tuo presidio, spero che tutti l'abbiate fatto, chiaramente non è proibito continuare a farla, d'accordo? E ce l'ha chiesto perché? Perché ha detto a noi: siamo sotto attacco, e ce lo dice il successore di Pietro, sarà vero, no? E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo disperarci? Per carità, dobbiamo vivere nella fede questo momento di prova, nella certezza che la Chiesa uscirà da questa situazione, compresi purtroppo tutti gli scandali che si vedono, più bella di prima, più santa di prima, più capace di arrivare alle persone, di portare le persone a Cristo di prima, sicuro, non ne abbiate nessun dubbio. E poi c'era un ultimo livello, attenzione che con questi pochi minuti lo approfondiamo. Qual è il livello? L'ultimo, quello esistenziale. Questa cosa è vera anche per la nostra vita. Quando si verificano i grandi incontri con il nostro Signore Gesù Cristo, gli eventi decisivi della nostra esistenza, quando arrivano un bel po' di bombe, io questo l'ho vissuto nella mia vita tante volte, nella mia grande conversione, nella storia della mia vocazione, eventi dolorosi, prove, crisi forti, che se uno vede con l'occhio umano dice: il sole si è oscurato, il sole si è nascosto, Dio mi ha abbandonato. No, non erano altro che la preparazione per un nuovo inizio. Allora qui dobbiamo fermarci un istante, perché dobbiamo comprendere come Gesù opera nella nostra esistenza. Allora, non è vero che un momento di crisi, che una tribolazione, che un tempo di prova, di sofferenza sia una cosa brutta. Lo è se lo guardo con occhio umano o se lo guardo sempre con il solito cuore del fariseo, cioè il cuore completamente chiuso. Se io sono consapevole che nella mia vita c'è sempre un cammino da fare, c'è sempre un nuovo inizio da compiere, non sono sicuro di essere a posto, di essere già arrivato, allora io vedrò e mi aprirò quando il Signore mi visita con sorella sofferenza, con sorella prova, con sorella crisi, con sorella tribolazione, con sorella tentazione, mi lascerò distruggere? Sì, distruggere, anche distruggere. Mi lascerò umiliare? Sì, sì, mi lascerò umiliare. Mi lascerò mortificare? Sì, sì, mi lascerò mortificare. Mi lascerò condurre dal Signore a quel punto dove si dice una grande parola, cioè, anzi, ce ne sono due di grandi parole. Queste bisogna dirle, ma queste bisogna dirle davanti a Gesù e dal profondo del cuore. Sapete quali sono le due grandi parole? Una è: ho sbagliato. Grandissima parola questa qui. Se detta proprio: ho sbagliato, ne sono sbagliato, eppure è brutto, ho combinato un sacco di guai. E quell'altra, che ci vuole ancora più coraggio perché è più grave: ho peccato. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Che succede al figlio prodigo dopo che sperpera tutto e si ritrova in mezzo, scusate, agli andriani, a pascola ai porci, no? Ridotto sul lastrico, torna in se stesso, torna dal padre, cosa dice? Che il padre gli mette la mano sulla bocca e dice: fermo, abbiamo ottenuto l'obiettivo. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Basta, fatto questo, vieni qua, finito tutto, ti rimetto una veste nuova, finito tutto. E il figlio prodigo è risorto, è tornato a casa, era un'altra persona. Capite? Non pensiamo sempre, quando ascoltiamo queste cose, a queste sono solo belle, che bella omelia, forse che ha fatto, ma questo non è roba per me, io sono già a posto, io sono venuto a chiesa per domeniche, prego, sono un bravo ragazzo, tutto sommato. Fino a quando pensiamo così, a
nostro Signore voglia mandare cose che non sono cose per darci fastidio, sono cose per darci una mano, capite? Non c'è niente di peggio di una vita, e a volte il nostro Signore va sicuro, vi parlo da prete, vi parlo per me, vi parlo per le cose che ho conosciuto, prima di piegare una volontà poterna, d'accordo? Un'intelligenza superba, ma sa quante mazzate che gli deve dare? Ma tante! E non si piega, e non è che il nostro Signore gliele dà, capite, perché lo vuole, perché noi lo costringiamo, perché se noi ci avessimo le orecchie aperte, al primo graffietto dici, che mi stai dicendo? Che mi devo convertire? Che mi devo cambiare? Ho capito, facciamo, è finito subito tutto, ma siccome c'è la capocciatura, prima il graffietto, poi lo sganassone, poi la botta in testa, poi ti rompi una gamba, poi ti rompi l'osso del collo, in attesa che il nostro Signore ottenga il suo obiettivo. E sapete che a volte l'obiettivo arriva poco prima di morire, e purtroppo a volte l'obiettivo lo consegue il nostro Signore, a volte non lo consegue, se qualcuno è talmente sciocco che fino alla fine fa finta di non sentire o non vuole sentire, e come poi dice San Michele la prima lettura, si svegliano tutti i morti, sì, ma alcuni per la vita eterna e altri per la perdizione eterna. E questo non è colpa del Padre Eterno, perché il Padre Eterno anche attraverso le prove, le tribolazioni, ha fatto di tutto per farci pensare un po'. Ma se noi fino alla fine abbiamo detto no, 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 non è per me, non mi interessa, no, non è per me, non mi interessa, abbiamo reso vano il piano di Dio, che passa attraverso questo stile, passa attraverso queste cose, capito? Così è per la fine del mondo, così è per Gesù Cristo, così è per la storia di Israele, così è per la Chiesa, così è per la nostra vita individuale. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni la sapienza di comprendere quello che Dio fa, e soprattutto la grazia e il coraggio di dire bene queste due parole, perché tanto lo dobbiamo dire tutti quanti, non si scappa nessuno qua, dal Papa fino all'ultimo battezzato, c'è un giorno che dobbiamo presentarci davanti al Signore e dire ho sbagliato e ho peccato. Dette queste due parole, altro che risurrezione, cambia tutto, ma queste parole dobbiamo dirle nel cuore davanti a Gesù, convinti di quello che facciamo, avendo recepito insegnamenti e lezioni che Dio spesso ci manda anche attraverso prove e tribolazioni. Siamo lodati Gesù e Maria.